al dottor Matone. Prima di passare al professor Comment abbiamo altri due brevissimi interventi. Allora, ho visto in sala di Pasquale Iapicca, che è presidente della Commissione Ambiente, e Massimo Papa, che è vicepresidente, che portavano il saluto breve dell'amministrazione. Prego, se volete accomodarvi. Grazie, buonasera a tutti. Colgo l'occasione per salutare l'associazione Oplontiamo, il grande professore di fama mondiale, professore Connet, e voglio ringraziare la dottoressa dirigente di questa splendida scuola che ha permesso questo evento qui questa sera. Diciamo che veramente sembrava un'utopia questo progetto, neanche io ci credevo, perché da parecchi anni abbiamo ereditato una situazione scandalosa per quanto riguarda i rifiuti, non solo per la cattiva gestione ai vertici della politica per tanti anni, ma anche per la infiltrazione dell'ecocriminalità, l'ecomafia. Diciamo che noi come comune non siamo messi male come raccolta porta a porta. Noi siamo partiti l'anno scorso con una percentuale, a gennaio 2012, con una percentuale del 35,6%, ci troviamo quest'anno a gennaio 2013 con un risultato del 65%. Questi purtroppo per il momento sono numeri, perché sono numeri di, perché noi dobbiamo portare a una buona qualità di raccolta differenziata. Quindi abbiamo raggiunto una buona percentuale, ma non abbiamo raggiunto una buona qualità. Quindi diciamo che per noi questo non era un arrivo, ma è solo l'inizio. Quindi da questa settimana saremo avvieremo i lavori con l'osservatorio, noi come amministrazione, come membri della commissione, insieme a voi che siete l'associazione promotrice di questo progetto sul nostro territorio e non solo, e vediamo di coinvolgere anche altre associazioni che hanno intenzione di lavorare su questo progetto. È una cosa importantissima, perché il mondo è malato e quindi bisogna prendere la palla in balzo subito, perché la situazione è d'emergenza, anche se l'emergenza rifiuti secondo il prefetto era già finita qualche anno fa. Per noi non è mai finita l'emergenza rifiuti, però continueremo a lavorare. Se con questo progetto, che ripeto mi sembrava un'utopia, però come tutte le utopie vanno costruite, i progetti vanno portati avanti, ci dobbiamo provare, noi ci crediamo, quindi che dire, andiamo avanti e lavoriamo. Grazie. Grazie consigliere. L'ultimo intervento veramente di 30 secondi prima del professore Connet, e lo voglio far fare a Mena Pagano, perché avete sentito dire Oplontiamo, insomma magari qualcuno si chiederà chi è questa associazione. Mena veramente in un minuto esatto vi racconterà giusto un po' di nostra storia e poi possiamo passare definitivamente la parola al professore Connet per la sua relazione. Vi rubo veramente pochi secondi, pochi minuti, perché insomma è giusto che siete a spazio a
al professore con la sua teoria, e noi siamo qui per questo, noi siamo semplicemente i promotori di questa iniziativa perché crediamo in questa strategia. Io il professore l'ho ascoltato, grazie sempre al dottor Matone, 2 anni fa precisamente, e dicevo dobbiamo portare al dottor Annunziata, la prima occasione dobbiamo sensibilizzare i nostri ragazzi. La nostra è un'associazione nata circa 2 anni fa, siamo tutti giovani, l'età compresa dai 18 ai 30 anni, Francesco probabilmente è il nostro fratello maggiore, quello che è un po' più grande di età, che ci fa da guida, insomma, anche perché noi abbiamo bisogno di una guida. È un prezzo, Francesco, ti sto elogiando in questo momento. Ci serve un po' di saggezza, perché noi giovani siamo un po' più pratici. Noi, insomma... Quindi, insomma, tutte le bellissime parole dette dalla preside, dal dottore, probabilmente voi giovani non so quanto è arrivato. Io... nel senso che non perché non sono stati chiari o perché insomma voi non siete sensibili a queste tematiche, però credo che i giovani vada parlato un linguaggio diverso, credo che voi vogliate sapere come fare ad arrivare a raggiungere questa utopia, e il professore ci può dare una mano e ci può aiutare a capire. Io credevo che non era possibile che far arrivare un professore americano che gira il mondo a Torre Annunziata, dico vabbè, ma quando? Ma come? Non è possibile una cosa del genere. E l'associazione, siamo tutti giovani, ci siamo presi la briga di contattare, chiamare, organizzare, ovviamente con l'aiuto di determinate persone, che non è stato semplice raggiungere, però insomma l'importante è essere qui. Quindi ragazzi, se si vuole si può organizzare qualsiasi cosa. Noi da 2 anni abbiamo creato l'associazione semplicemente per concretizzare, perché non potevamo interfacciarci con l'amministrazione, purtroppo. Forse a causa nostra, perché siamo pratici, forse perché parlano il politichese, forse perché noi non capiamo il politichese. Qualsiasi sono le motivazioni, noi abbiamo voluto creare noi una cosa, perché ci abbiamo provato, poi magari non ci riusciamo a realizzare qualcosa per Torre Annunziata, però quantomeno ci proviamo a organizzare qualcosa. Quindi insomma, noi siamo aperti a qualsiasi progetto iniziativa, se avete idee, iniziative per Torre Annunziata, l'associazione è aperta a nuovi ragazzi, quindi se volete contattateci, chiamateci, vogliamo fare un festival, vogliamo organizzare un evento, vogliamo organizzare qualsiasi cosa, vi aiutiamo a organizzare. Non è detto che riusciamo, però possiamo provarci, magari con uno spiraglio che ci sarà dato oggi dall'amministrazione, dal sindaco, che quantomeno ha accettato e aderito a questa iniziativa che noi pensavamo fosse veramente impossibile. Passo solo la parola alla... Grazie.